Ma se guarda lei, però ha fatto le riprese sopra all'inizio, poi fatte le cose anche su gruppo. Mi si è andata a fare il però. Formaggio di Nelli. Questo stai prendendo tu? Mister. Ecco, Miss Pellicciotta già si è cambiata. Allora, come ho detto in precedenza, prima c'è stata una gara sul manterboso di questo splendido impianto di Castelfrentano, il nuovo, di Via Olimpia. C'è stata una gara tra i nostri baby calciatori Pulcini 2009, che proprio domenica sera al Memorial Massimo Scalinci, quinta edizione, città di Castelfrentano, di calcio giovanile, hanno vinto la finalissima e hanno alzato al cielo la coppa. Allora, questi ragazzi già da tempo avevano deciso che volevano sfidare i loro genitori a pallone. Mister Gabriele, che è il loro mister, il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, pure lui un gran bambinone, ha detto di sì. E quindi oggi, poc'anzi, c'è stata la gara tra i genitori contro i loro figli. I ragazzini si sono confrontati con i loro papà e le loro mamme, divertendosi sotto un diluvio, un temporale con fulmine, saette, pioggia, ma i ragazzi sono rimasti in campo, hanno giocato sotto un temporale, in quanto sono abituati, il loro mister ha sempre predicato che il calcio, essendo uno sport all'aperto, deve essere giocato con tutte le condizioni atmosferiche, belle e brutte. E quindi questi ragazzi, anche se qualche mamma storce il muso, è apprensiva, troppo coccolante con i loro figli, i nostri ragazzi, sia questi che vedete adesso che quelli più grandicelli, fino agli allievi e anche più grandicelli, la juniores, si allenano tutto l'anno, inverno, primavera, estate, ma in inverno sotto la neve, vento e neve, si allenano in pantaloncini a gambe nude e alcuni anche con la maglietta a maniche corte. Sono proprio giovani gladiatori spartani, proprio guerrieri spartani. Ecco, adesso a fine gara c'è il saluto, prima stagione calcistica, grande stagione, prima delle vacanze estive. Mister Gabri, vuole rilasciare una piccola intervista su questa gara? La gara è stata molto combattuta, la squadra femminile si è confermata all'altezza della situazione, abbiamo scoperto 2-3 promesse, adesso dobbiamo comunicarla alla nazionale, perché non pensavamo di avere tra le mamme dei bambini un organico così forte. Sono fisicamente strutturate, tecnicamente sono valide, qualcosa di spaventoso, abbiamo scoperto veramente dei talenti, l'anno prossimo ci conviene fare la scuola calcio delle mamme. Nonostante questo temporale, nonostante i ragazzini sono rimasti in campo. Io penso che questa sia stata la cosa che, in modo che nessuno si può più d'inverno, poi sotto la pioggia, quindi i figli sono temprati. Questo è anche vero, brava, un applauso.
l'alcol, comincia l'alcol. Comincia a carburare. Un bel buffet imbandito dai genitori. Ecco la nostra. Come va? Claudio, bene, tutto a posto. Ok. Sto riprendendo, chi mi mette un po'? Chi mi mette un po' qualcosa? Dimmi che cosa vuoi. Eh sì, questo, un po' di prosecco. Grazie, grazie. Qua ci troviamo al nuovo di Via Olimpia per il buffet di fine gara dei ragazzi, dei baby calciatori tesserati della Virtus Castelfrentano, specialmente i ragazzi della categoria Pulcini 2009. Anche io? Anche io un baby calciatore? Sì, sì, si è cimentato anche il nostro dirigente, il nostro socio Gianluca, come calciatore. Ecco. L'ideatore è stato lui, eh? Ah, lui è stato l'ideatore, bravo. Io l'ho sposato subito in meno, non me l'ho fatto dire due volte. Oh, il prossimo, no, nipoti contro i nonni. Di più. Di più. Il prossimo evento sarà favoloso. Breve e conciso. Sì, sì. Le mamme saranno anche contente. Ecco, mi chiedono breve e conciso, ma. Prendetelo tu il bicchiere. Ti reggo questo, ti prendo. Allora, sempre. Dall'atrio degli spogliatoi. Lato strada. Lato strada, non l'autostrada, lato strada, proprio di Via Olimpia, che non è l'ingresso principale da questo lato. Zio Carlo vi saluta, alle prossime riprese.